Gentili telespettatori, buonasera! Ma se io vi parlassi di un viaggio a piedi, dalla sorgente del fiume Po fino alla sua foce, a cosa pensereste? E se in tutto questo aggiungessi che durante il viaggio scopriremo il mondo che vive attorno alle sue rive? Personaggi, ristoranti, realtà della tradizione culinaria locale, produttori, agricoltori, tutto ciò che concorre a rendere quella porzione d'Italia un punto di riferimento dell'enogastronomia. Purtroppo però debbo avvisarvi che questa non è stata una mia idea, ma ci pensò 60 anni fa Mario Soldati, un cronista della RAI che partì dalla sorgente, dal Monviso, per arrivare fino alla sua foce. Noi seguiremo le sue orme andando a scoprire cosa è successo nell'arco di questo mezzo secolo. Cosa è rimasto dell'Italia narrata da Mario Soldati? Ve lo racconteremo attraverso il nostro live blog, ve lo racconteremo attraverso i nostri social, le nostre fotografie, interviste, tutto il nostro reportage che faremo durante questo viaggio. Noi abbiamo bisogno però di una mano, perché non siamo soldati, non siamo la RAI. Quindi vi chiediamo l'aiuto, un aiuto che può consistere nel farci ricaricare le batterie del telefono, nel farci installare le nostre tende all'interno dei giardini, o anche solo, che è un punto non meno importante degli altri, farci sedere a tavola delle vostre osterie per raccontare tutte le tradizioni culinarie che attraverseremo durante il nostro percorso. Appena mi hai fatto così, già sono andato in panico. Una mano durante le nostre tappe del viaggio, potete inviarci una mail a info@viaggionellavalledelpo.it, che dovrebbe andare sovrimpressione, ma siccome non abbiamo i soldi non ci andrà.